Potrei andare avanti all'infinito a rispondere commenti misogini, commenti in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico o perché sono la mamma o per qualsiasi altra cazzata. E a me questi commenti, cioè, sono talmente abituata, li leggo, quelli sulla mamma da quando sono mamma, però quelli sul mio fisico e sulla mia persona li leggo da quando avevo 19 anni. Quindi sono cresciuta con l'idea che la gente spara schifezze tutto il giorno, però almeno non fate finta che sia libertà di pensiero, perché questa è maleducazione, cioè maleducazione sotto tutti i punti di vista. E le persone che leggono questi commenti, cioè cosa state insegnando a tutte le persone? Cioè che è normale dire cattiverie così agli altri? Secondo me fate schifo. Quello che più mi dà fastidio è che, come io ci sono stata male a 19-20 anni, quando la gente commentava con estrema cattiveria qualunque cosa facessi e il mio fisico, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere. Quindi, per favore, se volete esprimere un concetto, pensate prima, questo concetto è in qualche modo può aiutare questa persona in qualche modo, o lo sto facendo soltanto perché ho voglia di dare fiato alla mia bocca? Perché tutti vediamo cose che non ci piacciono nel mondo dei social e anche nella vita normale, ma se vediamo una cosa che non ci piace, di solito non andiamo da quella persona a dire: questa cosa mi fa schifo, fai schifo, hai un fisico di merda, sei una sfigata. Quindi evitiamo di farlo anche sui social, un po' più di educazione, cazzo.